aspettavo così. Non lo immaginavo. Ciao, sono Montelic e oggi è domenica mattina, 15 aprile 2018. È la classica domenica mattina a Ravennate, dove c'è molta quiete, quasi silenzio assoluto, fino alle 10:30, poi si comincia piano piano ad animare. È un momento che mi piace vivere per questa calma un po' speciale. E ho interrotto il lavoro che sto facendo sui fumetti che mi serviranno per iniziare il racconto del mio lavoro artistico con il CE in testa, per fare un piccolo video. Veramente vorrei stare su 5 minuti per vedere di continuare a fare quel viaggio dentro di me, tra me e me, utilizzando questo mezzo tecnologico che è la registrazione. Uso spesso la tecnologia per vedere nella mia esecuzione di opera al momento la telecamera, le fotografie. Ad esempio, quando ho fatto la Davida, ma in tutti i lavori, quando finivo di lavorarla secondo quello che ero in grado di vedere, mi facevo sempre delle fotografie, perché nelle fotografie mi accorgevo di difetti che io di persona, standoci sopra, lavorandoci, non li coglievo, mi sfuggivano. E per cui, a parte documentare la fase di evoluzione della Davide in questo caso, che è il perno del mio lavoro, mi serviva anche, lo uso per correggerne i difetti o i limiti o risaltarne i punti là dove ha senso fare, no? E lo faccio anche per questa mia crescita interiore di fare questi filmati, non tanto per vedere gli errori che se saltano fuori li colgo e faccio subito tesoro, ma soprattutto per far venire fuori, per far uscire quella comunicazione del mio cuore, della mia verità, nel quale io vivo costantemente, perché ho visto da così tanto tempo in qua, no, che è un vantaggio, un'opportunità per me, che non sono più intenzionato di lasciare perdere più di tanto come potevo fare agli inizi, no, di questa mia cosa, di questa mia conoscenza interiore, di questo mio conoscermi, abbracciarmi, no? E comunque la notizia che volevo neanche dare, ma volevo parlare, in realtà sono due le cose che sono venute fuori. La più importante la dico subito, anzi no, non la dico, perché c'entra con il fumetto. Per una volta mi mordicchio la lingua e quando il fumetto sarà pronto magari dirò qual è la cosa che mi è venuta in mente. Allora passo direttamente alla seconda e poi chiudo il video, senza parlare di Trump che sta buttando i missili, che sta facendo le solite stronzate americane, no? Gli americani sono specialisti ad iniziare le guerre in tutto il mondo, poi vengono i russi e le finiscono. Storicamente questa è la storia, no? Gli americani fanno delle figure di merda, no? Le hanno prese dai vietnamiti, che erano dei pescatori, per cui figuriamoci quanto sono abili a fare le guerre. Nei film sono impeccabili, telefilm, film, lì sono il non plus ultra, nella fiction, no? E hanno fatto questa stronzata, hanno più di 100 missili e che morale, perché questo non lo dicono i media, no? Morale, come è andata a finire questa ennesima stronzata, che però è sotto controllo, il mondo non rischia l'estinzione in questo momento, no? In questo momento. Quello che è venuto fuori è che ha fatto un'altra figura di merda, tutti i missili che gli hanno mandato, gli hanno buttati giù, ne saranno passati 4-5 che hanno colpito obiettivi che non avevano nessuna importanza. Per cui o hanno fatto un test per vedere se veramente i russi sono più potenti di loro, e gli hanno dimostrato senza grosso sforzo di tenerli sotto controllo, o
Oppure è stato quell'ennesimo casino che hanno fatto prima di far venire fuori ufficialmente che è tutta una balla questa cosa qui dei gas, no? Che gli americani pompano sempre queste fake news, no? Ma chiudo questa cosa qui perché è costume fondamentalmente, non c'entra con la vita vera. La vita vera è in mano al creatore, saldamente nelle sue mani. E non gli scappa niente, non c'è cazzata che noi possiamo fare, che gli possa fare sfuggire di mano la vita del suo universo, che possa perderne il controllo. Non esiste questa cosa qui. Possiamo andare a carte 48 noi, ma noi non siamo tutta la sua creazione. Siamo un piccolo puntino, neanche calcolabile, in un universo dove esiste una vita. E questa vita ha la scelta di viversi come meglio crede, no? Come meglio si lascia vivere. E chiudo, perché se no dopo non vado più di 5 minuti. La parola, l'altra parola che in questi giorni mi è venuta su, è la parola scopare. Mi è venuta su questa parola perché parlando con qualcuno, sto scopare, va bene. E pensando tra me e me, dicevo, ma perché usiamo questa parola scopare? No? E sono andato con la mente alla prima volta che ho, da ragazzino, ho sentito usare questa parola scopare, no? Ed è stato in un momento dove con la mia prima ragazza ci eravamo lasciati, e prima di lasciarci, la parola scopare non l'ho mai usata fra di noi, no? Si usava la classica parola chiavare, far l'amore, quelli che erano un po' così, però scopare non esisteva. Ci siamo lasciati, quando ci siamo ribeccati, no? Io avevo conosciuto questa parola nuova che usavo, e anche lei mi dice, ah, anche tu usi la parola scopare, E questa parola scopare, mi ricordo, venne fuori, si propagò da Roma è diventata nazionale come uso, no? Però ci pensavo, dicevo, non è che sia una gran parola nell'aiutare a capire che cos'è l'evento che unisce un uomo e una donna sessualmente, no? La definiamo scopare. Cioè, non lo so, cioè che cos'è? È una roba sporca che devi spazzare via? È un manico di scopa che devi infilare su da qualche parte? Cioè, non lo so, a me ha cominciato a suonarmi un po', ho detto, che parola si potrebbe usare, no? Mi sono detto, che parola si potrebbe usare al posto di scopare per definire un maschio e una femmina che si trovano e fanno sesso insieme, no? Che incastrano il sesso A dentro il sesso B. E nel circoletto che ho fatto, l'unica parola per il momento che mi è venuta fuori, che può starci bene per il mio sentire, per quello che deve evocare, io mi sento di sostituire la parola scopare con la parola giocare. Ha più completezza, cioè dire andiamo a scopare o andiamo a giocare, giochiamo, è una cosa diversa, implica già una leggerezza, non una gravità, non una roba che non ha a che fare con il divertimento, con la gioia, no? Perché se non ci metti gioia in tutte le cose che fai nella vita, sesso compreso, vivi una pesantezza che la vita non ti forza a sentire se tu non vuoi, ma se vuoi sentire la pesantezza della vita, puoi sentirla. Hai la libertà di essere confuso per come ti piace spendere nel momento nel quale ti è stata data questa vita. A me è stata data questa vita, sono molto grato di averla e soprattutto sono contento di riuscire ad apprezzarla sempre di più. Non mi faccio sfuggire il valore che ha la vita, che mi permette di parlare, di sentire, di fare azioni, anche di sbagliare, di correggere, di andare comunque verso il meglio per me, no? Quel meglio che mi fa stare bene, quel meglio che mi completa, che non è altro che quella scintilla di pace, che è tutto. Ok, chiudo qui il piccolo video perché
credo che sia passato il famoso tempo di 5 minuti che dovevo restare, c'è un po' di più pazienza. Vi saluto, mi butto dentro le tavole del fumetto perché è veramente molto importante che lo faccio. Su questo fumetto qui, le prime 10, 11, 12 tavole, vedrò quello che salterà fuori, c'è l'inizio, lo storyboard di quello che voglio raccontare da sempre. Sono riuscito a beccare l'inizio tra le cose che avevo, sapevo che non dovevo aspettare o trovare cose nuove, no? Dovevo semplicemente tra le cose già avute capire qual era la prima e come una collana di perle infilarle una dopo l'altra. Per cui mi ributto in quell'ora lì. Vi saluto tutti, buona domenica e vi auguro di sentirvi veramente in pace, perché è qualcosa che è dentro di voi ed è un vostro diritto inalienabile sentirla, non è un lusso. Ok? Au revoir. A tout le monde.